Il Preventorio, un luogo che già conosciamo molto bene. Ragazzi, poco fa abbiamo avuto dei problemi con le telecamere e in più abbiamo sentito un verso, tipo... Sì. Già in passato abbiamo vissuto sulla nostra pelle forti esperienze e documentato anomalie riconducibili ad attività paranormali. Sì, che Ma c'è? no, sei venuto là il botto! Ci stai seguendo? Dio, che paura, oh! Siamo tornati per trovare ancora più risposte in questo posto che fu un ricovero per malati e una colonia per bambini, che forse continuano a vagare qui. Questa gioia è la telecamera. Cosa stai facendo? Allora ragazzi, adesso ci troviamo ai piedi del campanile del Preventorio e proviamo a fare con lo zoom una sessione di EVP ambientale e vediamo se qualcuno ci risponde. Se c'è qualcuno qui con noi che ci sta vedendo, ci sta ascoltando, può avvicinarsi al registratore che ha in mano Sabrina e provare a magari gridare il suo nome. C'è qualche paziente che l'ha ricoverato in questa struttura? Voi sentite niente? No, io sentivo prima come dei passi. No, No, ma un sospiro. Un sospiro adesso. io non ho sentito dei passi perché poi qui è sempre via pure fuori, no? All'esterno. C'è qualcuno disposto a parlare con noi? Magari qualcuno che ci riconosce, che già siamo stati in questo posto? Magari qualcuno disposto a fare un rumore, anche se magari fuori piove. L'umore che sentite comunque di sottofondo è la Sì, pioggia, quindi voglio specificarlo. c'è l'acqua che cola, quindi però potrebbe anche essere una cosa positiva per quello che si fa noi, Sì. perché loro utilizzano il rumore e soprattutto l'acqua è un conduttore di energia importante, quindi. Anche se non avete tanta forza, qualunque cosa magari riuscite a fare, o magari se riuscite anche a parlare vicino a questo strumento, lo strumento lo registra. Sentite. Però è tutto chiuso qua. Però magari sono quelli che provano la chiesa. Ma chiesa per qui sta lontana, No, eh? no, è possibile. Anche perché questo non comunica con... è chiuso tutto questo, è inquadrato. Il microfono della videocamera è riuscito a registrare questo suono, simile al respiro pesante di una persona malata e sofferente. Era una questione di un piccione, loro lo fanno in continuazione. Qualcuno che respirava male, non Sembra credo. esatto, sembra tipo un respiro affannoso, cioè come se ci avesse qualcosa proprio a livello respiratorio, qualche problema. Sì, Proprio. sì, sì. Vabbè,
consideriamo pure che questo è stato un preventorio, quindi qui ci sono state malattie infettive, polmonari specialmente. Vabbè, comunque è un punto interrogativo. Sì, magari non possiamo saperlo, analizzando poi magari. La cosa strana è che adesso non fa più, poi comunque i piccioni spesso si muovono, cioè nel senso... svolazzano, quindi si sente anche il battito d'ali, no? Se sei tu che stavi respirando in quel modo, puoi farlo di nuovo, per favore, adesso? Se c'è qualcuno qui può fare un rumore, per favore. Puoi giocare anche con queste. Non è la prima volta che lo fate. Vengo nella stanza del campanile. Chi andava a suonare le campane? Magari fosse possibile il rintocco delle campane. Sarebbe una bella cosa. Magari fate un piccolo suono. Sentito? Hai sentito? Sì. Tu. Ma veniva da là però? Sei tu? Gioca con queste. Di qualcosa. Qualcosa sta per cambiare. Qualcuno assorbe energia dai nostri strumenti. Guardate bene. No, c'è qualcosa che non va. Chi sta giocando alla telecamera? Cosa stai facendo? Che strano questo è. Come va, Marina? Ragazzi, c'è in corso un malfunzionamento molto anomalo della videocamera che non dovrebbe comportarsi così. E la mia non mette a fuoco, guarda. Sempre più veloce. Guarda la mia. Com'è? Cioè, guarda la mia, Cristian. Sei vero, mette a fuoco, non mette a fuoco. C'è qualcosa che non va. No. Chi c'è qua? Vedi, infatti, ti dici, te lo segna pure qua. È strano. Non riesce a prendere né la persona né il viso. Niente, non va. Aspetta un po'. No, non hai capito che la luce sopra è sfarfata. Cioè, non mette a fuoco neanche le cose davanti all'obiettivo. Ragazzi, poco fa abbiamo avuto dei problemi con le telecamere. La sua era completamente sfocata. Esatto. Il faretto notturno, questo qua, non funzionava più, faceva sfarfallio. E in più abbiamo sentito un verso, tipo... Sì. Com'era? Tipo così. Sì. Una cosa del genere. Un gemito. Sì. Tanto... Se l'abbiamo ripreso. Qualcosa sta succedendo qua? Sì, evidentemente è come se avesse preso energia dalle videocamere mandandole in tilt per produrre quel suono, chissà. Poi analizzeremo. Poi abbiamo chiesto pure se voleva prendere un po' di energia da noi. Sì. Forse autorizzandola comunque la presenza che c'è o la presunta entità, insomma. Ok, adesso proviamo con l'altro sistema. Ok. Chi c'è qui con noi? Okay. What? No.
malato che era qui con noi prima? Sospetta di fra Rossi. Adesso si è acceso. C'è qualcosa che non va qua, Vuoi una mano? Vuoi essere aiutato? Vedi, si spenge. Sì. Lo vedete? Sì. Sta prendendo energia. Tanto si vede da Posso sapere il tuo nome? Scusa. Guarda. Sei tu che stai prendendo energia dai nostri strumenti? Ha detto? Posso sapere come ti chiami? Questa inquadra, guarda, quello non c'è, non lo fa più. Si è acceso? Si sta accendendo, ecco come. Vai, eccolo. Ma sei qui vicino a noi allora? Tutti gli strumenti lo dicono. Sì. Sì, ha detto. Ha detto di sì. Cosa vuoi da noi? Non mi spengere l'infrarosso, per favore. Pare proprio che qualcuno continuasse ad assorbire energia dalla strumentazione per manifestare la sua presenza. No, se mi spengi questo io non vedo più niente. Qualcuno di voi ci vede? Niente, continua. Me lo riaccendi? Grazie. Riesci a far suonare? Perché me lo spengi? Usa la massima energia, dai. Batteria praticamente sta quasi è da metà del botto, senza, cioè era pieno. Guarda, intanto non c'è nemmeno questo. Fallo suonare, dai. Scusa, Lizia. Puoi far vedere la telecamera che io non so toccare l'infrarosso e questo fa così. No, perché magari la gente poi. Allora ragazzi, come vedete c'è il fratello infrarosso, vedete? Cristiano non sta toccando nulla. Guarda. Eccolo. Lo vedi? Fallo suonare per favore, dai. Più forte, più energia. Quindi sei qui. Dai, continua a prendere energia, non fa niente, dai. È con voi la bambina? È con voi la bambina che era nel chiostro e cercava il suo papà? La posso sentire la bambina? La potete far parlare con noi? Non parlo con l'uomo, io voglio parlare con la bambina. Continua, spingi, accendi il faretto. Adesso è spento. Guardate. Da sola? Guardate. E in più quello che sta accendendo. Sì. Dove siete? Cioè, più di una cosa insieme. Quindi c'è qualcosa che non va qua. Sì.
Mi fa dentro. Quante persone ci sono in questo posto? Dove trovo la bambina? È di sotto la bambina? È nel chiostro? Adesso lo fa molto di meno, guarda. Se quando andiamo giù questo qua non fa più questo lavoro qua, vuol dire che qua veramente c'è stato qualcosa di forte, perché guarda adesso come è più debole. Sì. Guardate ragazzi come lampeggia il faretto. È molto più debole di prima. Guardate, guardate. Secondo me lo sta scaricando. È lo stesso faretto che sto usando anch'io, quindi non è normale che fa questo lavoro qua. Chi c'è in chiesa? La notte è ancora lunga. Qualcos'altro sta per manifestarsi tra questi lunghi corridoi. Non perderti il prossimo episodio. A presto. Chi c'è lì giù?